Hola, bienvenidos a nuestro canal. Soy Cami de Busca Mi Viaje. Y como algunos ya saben, hemos estado con Bruno trabajando durante un año en la isla de Sicilia. Aunque en nuestro caso viajamos para hacer una pasantía de investigación relacionada con mi profesión, también trabajé en bares y restaurantes pudiendo generar un ahorro de hasta 800 euros mensuales. Hoy les mostramos una entrevista que le hicimos a Andrea, un amigo italiano que conocimos trabajando en Sicilia. Andrea nos cuenta sobre su experiencia laborativa desde los 18 años en la isla de Sicilia, en el resto de Italia y en Holanda, trabajando desde en restaurantes hasta en el rubro de la recolección de naranjas de la zona de Catania. Además nos habla de sus gastos diarios y de su capacidad de ahorro para viajar, como también sobre el ambiente laboral y las condiciones de trabajo en el rubro de la gastronomía en la isla de Sicilia y en el mundo. Si estás pensando en migrar a Europa, o bien pensaste en la idea de trabajar una temporada para ahorrar y luego viajar, quédate a mirar esta entrevista hasta el final porque te puede dar ese empujón que necesitas para tomar la decisión definitiva. Si es la primera vez que nos ves, te cuento que puedes contactarnos por redes sociales para hacernos las consultas que quieras. Y si te interesan temas sobre hacer la ciudadanía italiana, tramitar permiso de soggiorno, vivir en Italia y otros consejos de viaje, ¿por qué no suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para enterarte de todas las novedades que subimos acerca de nuestra experiencia en Italia y el resto del mundo? Ok. Andrea, di cosa lavori? Ciao Andrea! Ciao Camilla! Oggi le preguntamos a Andrea de che trabaja. Andrea, raccontami. Che è tutto? Qual è il tuo lavoro? Io lavoro nell'ambito della ristorazione. Ok. E cosa fai? Il cameriere? In questo momento lavoro come cameriere in un ristorante giapponese. Ah, buono. E per quanti ristoranti sei stato? In tantissimi ristoranti. Tantissimi, sempre qua in Sicilia oppure nel mondo? Cioè in Sicilia, in Italia, nel resto della penisola e anche fuori dall'Italia. Ah, ok. E qua per esempio quanto più o meno si può guadagnare al giorno o più o meno a settimana come cameriere o come cuoco? La media giornaliera sullo stipendio si aggira intorno ai 50, dai 40 ai 50, 60 euro, dipende dal livello che hai. E quante... Nel mio caso io riesco a guadagnare 50 euro nel posto in cui lavoro adesso, in questo momento, okay. Al giorno. E quante ore lavori al giorno? Qui diciamo che lavoro poche ore rispetto agli altri ristoranti della zona. Qui lavoro circa 6-7 ore. Ok, a che ora cominci? Com'è? Alle 5 e mezza, 6. Quindi hai tutto il pomeriggio libero, la mattina il pomeriggio più o meno libero. Va bene. E quindi hai qualche giorno libero? Sì, io in questo momento lavoro come part time, solamente il fine settimana. Ok, però per esempio se tu... Ma in estate lavoravo full time. Esatto. Lavoravo 5 giorni a settimana. Ma è un caso che io abbia trovato un lavoro dove si lavora 5 giorni, perché qua la settimana è composta da 6 giorni lavorativi su 7. Di solito tutti quelli che lavorano nella ristorazione... Anche 7 su 7. 7 su 7, diciamo, se tu vuoi lavorare la settimana intera, l'estate intero... Te lo fanno fare tranquillamente. Tranquillamente e guadagni... Di più. Esatto. Va bene. E ti in questo caso hai il contratto oppure diciamo generalmente... Ho avuto il contratto in questa azienda, ma in questo momento non ce l'ho più. Però di solito ti fanno il contratto? Di solito non ti fanno il contratto. Non ti fanno il contratto. Qua in Sicilia o nel mondo in generale? No, in Italia. Dal meridione in giù. Mm-hmm. Cioè da Roma in giù si comincia a sfruttare le persone senza avere un contratto, facendo lavorare più ore, mentre al nord Italia questa cosa viene più rispettata. Devi dire che in realtà dipende, te lo fanno anche io, tutte le volte che lavoro con contratti. Questa è la sua fortunata. Andrea, cosa hai fatto? Hai la testa tagliata. Per cacco. Quindi allora, cosa significa avere il contratto? Quali sono i benefici e
I benefici di avere contatto sono tantissimi. Già il fatto di avere un'assicurazione sul lavoro, un infortunio, già basta. Cioè, se tu ti facessi male mentre stai lavorando, c'è qualcuno che ti assiste. Mentre non avendo il contratto non puoi avere risarcimento di nessun tipo, non vieni pagato da nessuno e non sei tutelato da nessuno. Ok. È come se non stessi lavorando davvero. Vabbè, e ti restano soldi di quello che guadagni per farti il contratto in bianco o viene pagato da parte del contrattista? No, lo pagano loro. Ok, in più al tuo stipendio loro pagano il contratto. Certo, faccio un esempio. Se io dovessi guadagnare 1200 euro al mese per un lavoro full time, loro arriveranno a pagare anche 1800 o 2000 euro, dipende dal tipo di contratto che mi fanno. Okay. E dipende anche dalla mia carriera. Va bene. Dipende da tante cose. Adesso io ti voglio chiedere, per esempio, tu quando hai cominciato a lavorare nella ristorazione? A 16 anni. 16 anni. Quindi... Ne ho 25. Ok, però diciamo non hai studiato, non sei andato all'università per andare... No, ho studiato alla scuola secondaria. Ok, e poi loro non ti chiedono più, non ti chiedono altro più la superiore, diciamo. No, ti chiedono l'esperienza regressa. Ok, però se non hai esperienza, per esempio... Se non hai esperienza, cominci... riesci a lavorare, ma sei sottopagato comunque. Non vai, fino a che... prendi un po' di esperienza e poi... Sì, ne passa di tempo, ovvio. Ok. Ma io ho cominciato a lavorare grazie alla scuola che ho fatto, attraverso uno stage formativo. Ok. E poi sempre hai lavorato nella ristorazione o hai fatto altri lavori? No, mi sono occupato anche di altro, ma anche per breve periodo, come... Per esempio? Un'azienda, una coop che lavorava a grumi. Mm-hmm. Cosa facevi là? Facevo parte della linea di produzione, cioè portavano gli agrumi e questi agrumi facevano un ciclo e la mia mansione era quella di versare gli agrumi nelle macchine dove venivano poi lavati, tarati e confezionati. Mm-hmm. Ok, e lì per esempio quanto guadagnavi? Lì guadagnavo paga oraria, mi pagavano 6 euro e 20 l'ora. Ok. Però era un lavoro abbastanza pesante. E com'è stata l'esperienza di raccogliere arance? Ah, l'esperienza di raccogliere arance? Perché in inverno? Sì, sempre. Certo. Certo. Ti dirò, pensavo peggio. L'inizio è divertente perché tu comunque cammini con le cassette vuote sotto le arance e cominci a staccare i frutti a uno dall'albero, no? E riempi queste cassette. Ok? Sì. E questa è la parte bella, diciamo, perché comunque il tempo passa velocemente, sei all'aria aperta, ti svegli presto la mattina e quindi vedi il sole che sorge la mattina, fa freddo, quel freddo mattutino e poi fa caldo, si scherza tra i colleghi, ti fai le pause, ti mangi la colazione, il caffè, beh, è tutto un po'... La parte brutta è poi quando finisci di raccogliere, ovvero devi prendere queste cassette piene, che sono pesanti, mm-hmm, e portarle nel camion, ma considera che un camion può riuscire a portare fino a 10 pedane per un totale di circa 500 cassette. Ok. Ogni cassetta pesa circa 20-22 kg e tu le devi prendere 2-2 o 3-3 spalla. Già se ne prendi 2 sono quasi 50 kg. E devi portare. Questo si può dire che è un lavoro temporale perché si fa per stagione. Sì, stagionale, sì. E quanto si può guadagnare in un giorno di lavoro? Di quante ore più o meno? Allora, ci sono persone che vengono assunte dalle aziende e vengono pagate o giornalmente oppure mensilmente. Mm-hmm. Mensilmente è indifferente la quantità di lavoro che fanno, mentre giornalmente più giorni lavori più soldi guadagni. Oppure ci sono degli altri sistemi che funzionano in base a
alla quantità di cassette che riesci a fare in un giorno. Per esempio, se tu andassi a lavorare un giorno e chiedi 2 euro a cassetta, 1,50 euro a cassetta che raccogli, ti fai il calcolo e riesci a guadagnare tot, tanti soldi. Cioè, se mettiamo caso 2 euro a cassetta, che è molto raro, se raccogli 30 cassette ti danno 60 euro. Ok. E questo per essere assunto da un'azienda tu ti puoi iscrivere o vai? Sì, diciamo che qui l'ambito agenzia interinale, cioè l'agenzia che ti ricerca il lavoro, non funziona benissimo, secondo me non funziona proprio. Chiedendo lavoro all'azienda direttamente oppure conoscendo qualcuno che riesce a farti entrare in un'azienda, questa è la realtà. Ok, va bene. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, per esempio, qual è il tuo costo di vita? Quanto tu adesso stai vivendo a Catania, a sì. Catania, e quanto paghi per la stanza o l'appartamento dove vivi? Allora, nel mio caso ho una stanza in affitto ad un prezzo non basso, perché pago 250 euro mensili e la media per Catania è di circa 200 euro per stanza. Ok, dove di spese, per esempio luce, acqua? Le spese se ne vanno circa 30-40 euro bimestralmente, cioè ogni 2 mesi. Ogni 2 mesi, perfetto. E quindi adesso ti sei iscritto all'università pure? Sì. Diciamo il lavoro ti permette fare qualcosa universitaria? Sì. Bene. E ti trovi bene, vivi da solo, lavori e vai all'università? Sì. Ok. E ti sei fatto qualche vacanza pure, no? Questo. Sì, un po' di svago. Ok. E poi ci puoi raccontare qualcosa di dei lavori temporali, eventuali che hai fatto qua, per esempio matrimoni o feste o altri lavori eventuali? Sì, diciamo che qui poter lavorare occasionalmente conviene, in base a dove lavoro. In questo caso io quest'estate ho fatto dei lavori extra a chiamata, con dei catering. I catering sono quelli che sistemano la festa, diciamo, o si occupano di tutto, no? E siccome comunque c'è un grande lavoro dietro, loro si possono permettere di pagarti di più. Cioè figurati che con un servizio di circa 10-12 ore riesci a guadagnare dai 100 ai 200 euro in un giorno. In un giorno, un giorno non lavorativo, perché un giorno lavorativo dovrebbe essere 8 ore, ma tu ne fai di più, per esatto. Questo ti pagano di più. Però di solito sono però fine conviene. Settimane più o meno. In estate no, perché ci sono i matrimoni. Ok. Hai avuto molti colleghi stranieri nell'ambito sì. di tuo lavoro? Sì. E tu senti che c'è qualcosa di diverso, che loro guadagnano di meno? Sì, assolutamente. Però non è che è stato negato il lavoro. No. Anzi, gli conviene. Okay. Ai datori di lavoro preferiscono prendere gli stranieri perché possono pagare un po' di più. E quanto può per esempio tu puoi guadagnare 50 euro, però un straniero da anche 30, 35, 40. Ok. Quindi allora continua essendo un po' buono da qua, buono da qua. Volevo chiederti del periodo di prova, quando cominci in un lavoro. Sì. Per esempio, non cominci subito fisso, fai no, un periodo. Il periodo di prova comunque è stabilito quando hai un contratto, quando sei assunto tramite contratto. E il contratto prevede un periodo minimo di 2 settimane di prova. In queste 2 settimane tu fai la prova e il datore di lavoro ti valuta e poi decide a fine di queste 2 settimane o anche prima di tenerti o meno. Ok, e vengono pagate così? Sì, giorni. Assolutamente. Ti prendono o non ti prendono, vengono pagate? Vengono retribuite, sì. Ok. Niente, cosa ci puoi dire del tuo lavoro, per esempio della tua esperienza a Rotterdam, come la puoi paragonare con un po' le cose buone e brutte di... Qui nel sud Italia si sa come funziona, cioè quando stavo in Olanda si lavora solo sotto contratto, si guadagna bene
e a fine mese ti restano anche tanti soldi. Ok, e per esempio quali sono le tue spese più della camera e le spese in cosa spendi? Considera che io ho anche una macchina, quindi spese di gasolio, spesa alimentare, spendo una media di 700 euro al mese, 600-700 euro al mese. Pensi che tu hai un'idea di farti, non so, un viaggio che hai bisogno di 1000 euro? In quanto... Se dovessi fare un viaggio io qui, lavorando qui in Sicilia, non devo fare niente per almeno 2-3 mesi. Niente intendo non uscire con gli amici, comunque non... Va bene. Grazie Andrea, è stato un piacere parlare con te. Prego Camilla, è stato un piacere mio. È stato un piacere. Il piacere è stato tutto mio. Io non sono italiano. Sì che sei italiano. Ah, mi sono dimenticato di chiederti dove sei nato. A Paderno. Paderno, Catania, Sicilia, Italia. Sì, Europa. Paderno.